Oggi presentiamo i testimonial della Carta Etica dello Sport del Veneto 2024 e a raccontarci di questo progetto dedicato alle scuole è l'assessore alla cultura, allo sport, al territorio, Cristiano Corazzari. Benvenuto. Grazie, beh, innanzitutto un ringraziamento caloroso a tutti voi che siete presenti, ma soprattutto al Verona Calcio che ha dato la propria disponibilità a essere il testimonial 2024 della Carta Etica dello Sport e che ci offre questa ospitalità generosa. Un saluto a tutti voi e alle autorità presenti, sia all'assessore comunale che il saluto mio, che oltre che naturalmente porto anche il saluto del presidente Luca Zaia e a tutti i rappresentanti delle istituzioni sportive e delle nostre Pro Loco, che sono qui presenti e che sono la parte integrante per lo sviluppo di questo progetto. Un progetto che va avanti da tempo, che si è consolidato nel tempo e che sta conoscendo sempre più partecipazione sia in termini di adesioni alla Carta Etica dello Sport, sia in termini anche di quelli che sono i frutti di questo lavoro in progettualità che sono distribuite nel territorio e che vanno a vantaggio in particolar modo delle nostre fasce più giovani. Mi fa molto piacere vedere anche le nostre atlete che saluto e in particolar modo la partecipazione, la presenza della squadra del Verona Calcio è per noi oltremodo importante perché vogliamo che venga diffuso un messaggio coerente con quelli che sono i principi e i valori dello sport che sono affermati dalla legge dello sport. La carta etica non è altro che una sintesi di questi principi e questi valori attorno a cui noi auspichiamo si vadano a coagulare tutte le migliori energie del sistema dello sport veneto in cui tutti si possano riconoscere. Parlare di sport di Veneto significa raccontare di un connubio molto importante e molto virtuoso. Veneto, ce lo dirà il presidente del CONI, gli ultimi dati parlano di 650.000 circa atleti tesserati nelle varie discipline su una popolazione di meno di 5 milioni di abitanti. Questo ci dà l'idea di quanto sia diffuso lo sport nella nostra regione. A questo aggiungiamo che legato al mondo dello sport vi è tutto un tessuto fatto di volontariato che è di fondamentale importanza anche per lo sviluppo delle nostre comunità, per la creazione di reti e quindi per il valore sociale e etico dello sport. Tutto questo mondo può essere un megafono straordinario di quei valori che noi vogliamo proporre attraverso lo sport, che sono valori formativi, educativi, che rivolgiamo in particolar modo verso i giovani e che gli daranno poi anche degli elementi forti, una base solida, come si suol dire, per poter essere non solo dei bravi sportivi che conseguono dei risultati agonistici importanti, ma ciò che interessa a noi è che siano dei valori che poi rimangano alla persona, ai ragazzi e che siano valori che ne facciano dei cittadini domani. Grazie Assessore, rimanga qui con noi perché sì, proseguiamo a dire nella quanto insomma ci fa piacere essere parte testimonia di questa importante attività. Chiamo la direttrice Simona Gioè. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qua. Noi siamo assolutamente contenti ed onorati di essere stati scelti quali testimonial della Carta Etica dello Sport della Regione Veneto. Lo ricordo io, ma ce l'ha fatto splendidamente lei, specialmente nell'anno in cui la Regione Veneto è proprio la Regione Europea dello Sport. Oggi più che mai è fondamentale porre l'attenzione su quelli che sono i valori del mondo del calcio, ma dello sport in generale. Principi sui quali l'Hellas chiaramente fonda anche diverse iniziative e diverse attività. Noi lo facciamo tramite la nostra Hellas Verona Foundation con diversi progetti che ci sono oggi in essere sul territorio, specialmente veronese chiaramente, ma sono tutti volti ad una inclusione sociale, insomma, che va ben oltre anche il mondo del calcio e attraverso sicuramente in maniera diciamo più preponderante ai nostri allenatori che ogni giorno cercano di impartire e di quindi promuovere quelli che sono i valori che per l'Hellas sono importanti, specialmente con i più piccini. Valorizziamo tantissimo il valore appunto di chi va in campo e di chi chiaramente sta anche dietro le quinte. Il fair play e la lotta alla discriminazione, il rispetto reciproco sono valori per noi assolutamente essenziali e fondamentali. Quindi sottoscriviamo la Carta Etica dello Sport del Veneto assolutamente facendo nostri tutti i 14 articoli che vi propongono, anzi l'Hellas si rispecchia il proprio operato su quei 14 articoli, quindi siamo veramente onorati e siamo noi che ringraziamo voi per averci scelto. Quindi grazie davvero e grazie. Buon pomeriggio. Grazie.